25 settembre 2014, Gianni Colacione per Libre TV, siamo in compagnia di Vincenzo Lita, Viale Mazzini a Roma, davanti alla sede della RAI. C'è un sit-in organizzato, Vincenzo, di che si tratta? Si tratta di una manifestazione unitaria del mondo liberale, delle associazioni liberali, che a seguito di un incontro che tenemmo già il 1 marzo di quest'anno abbiamo deciso su alcuni temi particolarmente cari al mondo liberale di iniziare con delle manifestazioni unitarie. Questa è la prima per la privatizzazione della RAI, perché come liberali non ne possiamo più di una TV così fatta, di un'informazione così fatta, di una possibilità di avere in questo paese finalmente più concorrenza nel sistema radio-televisivo. Vincenzo, potrebbe essere l'occasione per un ricompattamento delle forze liberali? Sì, dal punto di vista della cultura liberale sicuramente. Qualcuno ha già scritto che, come dire, sono grandi manovre per il mondo liberale in vista di qualcosa di politico e via dicendo. Assolutamente no, anche perché come società libera continuiamo e desideriamo continuare ad essere un think tank liberale che fornisce idee da supporto culturale, ma al di là della quotidianità politica. Grazie Vincenzo Lita.